Hello guys, Koto here e bentornati in questo nuovo video di Genshin Impact. Volete sapere una cosa divertente? Io ho già registrato questo video, ma non ho attivato il microfono durante la registrazione. Quindi sono io che parlo, ma non mi si sente per tutta la registrazione. Wow. Quindi speriamo bene per questo take 2, ma andremo a parlare dei banner di Navia e di Ayaka che sono appena usciti su Twitter, che andranno ovviamente a coprire quella che è la prima parte della 4.3 di Genshin Impact. Prima di partire vi ricordo due cose. Mercoledì alle 14 al 99% uscirà il video analisi di Navia sul canale, quindi nel caso vogliate un'analisi ben fatta su Navia con tutte le cose, cosine, armi, artefatti, percentuali, eccetera, mi raccomando, restate sintonizzati sul canale. Dopodiché, sempre mercoledì su Twitch, dalle ore 21, link in descrizione, andremo a pullare un sacco di Navia, di cui una C6 Refine 5. Quindi, nel caso siate interessati a vedere queste pull golose, mi raccomando, fate un salto. Io vi ricordo appunto che streamo ogni sera dalle ore 21 su Twitch, il link è in descrizione. In descrizione c'è anche il link per il Discord, quindi se volete joinate. Vi ricordo come ultimissima cosa, e poi vi lascio il video, di lasciare un bel pollice in su a questo video per il supporto e di scrivere che sabato ancora fatto. E noi ci rivediamo dopo la sigla. Allora signori, grandi banner, abbiamo Navia con Ayaka ovviamente e 4 stelle sono gli stessi, Candace, Rosaria e Sucrose. Allora partiamo da Candace, via il dente, via il dolore. Candace, ragazzi, l'unico motivo per cui esiste probabilmente sono gli endemici. Ma diciamo che ha trovato qualche sua utilità un po' meme in certi team, di cui questo, e se non l'avete visto vi invito veramente a farci un salto perché è molto carino e fa dei danni spropositati con il Bloom. Vi serve Nilo, chiaramente, perché se no diciamo, il Bloom non è che funzioni chissà che tanto, ma può essere qualcosa di carino. Quindi nel caso fateci un salto. Rosaria! Allora, Rosaria, diciamo che con Ayaka funziona molto bene, è già un pick molto goloso da usare con lei, può usare il Noblesse per aumentare ancora di più la... Questa è la pizza. Dicevo, Rosaria molto buona con Ayaka, già un pick molto presente nei team di Ayaka, è una utilizzatrice di Noblesse, quindi può andare a buffare l'attacco dell'intero team del 20% quando va a ultare, ed inoltre può donare del critical rate a tutto il team quando ulta. Sono 10 secondi di buff che va a buffare di un massimo del 15% di rate quando lei stessa è al 100% di rate. Molti pensano che il buff sia legato alla sua ultimate perché si attiva appunto quando la sua ultimate viene castata, ma dato che con una sua costellazione la durata della ultimate va ad aumentare da 10 a 14, 12, ora non mi ricordo, molti pensano che questo tipo di buff venga prolungato dato che la ultimate va, diciamo, ad allungarsi. Il fatto è che non è così, perché il buff dura 10 secondi e basta, anche se la ultimate dovesse durare 20 secondi. Detto questo, con Navia non saprei veramente che cosa dirvi. Tecnicamente può funzionare, vi ricordo che ad oggi ancora non sappiamo quello che i suoi moltiplicatori ci vanno ad offrire, ancora non sappiamo, magari c'è qualche tipo di passiva che va a cambiare qualcosina, ma diciamo che Navia, abbiamo capito che vuole fare Crystallize, diciamo che Navia vuole appunto cercare di avere sempre più Crystallize, più bossoli possibili. L'applicazione Cryo di Rosaria off-field e anche il buff al critical rate potrebbero forse tornare utili a quello che Navia, perché noi sappiamo che magari Navia va a fare la E e dopodiché gli attacchi di Navia vengono infusi dell'elemento Geo non sovrascrivibile. Se noi andiamo a giocare magari Navia con Rosaria, Rosaria può mettere il suo campo di ghiaccio, il nemico sarà affetto da Aura Cryo, quindi noi andando a tirare queste alabardate, sì ragazzi, perché è una alabarda, non è una lancia quella sua arma, e quindi avendo questa Aura Cryo sul nemico, Navia potrà andare a cristallizzare quest'aura Cryo per appunto prendere più bossoli. Chiaramente questo è solo un esempio random, non sto dicendo che Navia verrà giocata con Rosaria, ma non sapendo niente magari può anche fare qualcosa di goloso insieme. Stavo cercando un po' di trovare qualche, diciamo, utilizzo tra le due, ma
andiamo al terzo personaggio del banner. Sucrose, ragazzi, PG sottovalutato a bestia, assolutamente molta gente avendo caso alla cantonata. Il fatto che il mondo non è ancora, diciamo, pronto per sapere che in certi team Sucrose è meglio di Casua, se Casua è C0 e lei è C6, ma non parliamone che sennò poi fa il flame, perché a quanto pare alla gente puoi toccare tutto, ma se tocchi Casua e Sucrose succede il macello. È un po' come la gente che tipo dice che Zhongli è indispensabile, vabbè, robe. Allora, diciamo che se parliamo di Sucrose e Dayaka, Sucrose farà comunque il suo lavoro perché è un animo, porta il Viridescent Venerer, quindi può tranquillamente andare a fare un debuff incredibile swirlando il Cryo di Ayaka ed eventualmente l'Hydro anche in un Team Freeze. Quello che va a succedere con la C6 di Sucrose è che il 20% di Elemental Damage si applicherà all'elemento infuso nella sua ultimate. Quindi se noi andiamo magari con Ayaka o una Rosaria appunto a mettere Cryo sul nemico per poi andare a infondere di Cryo l'ultimo di Sucrose, appunto Sucrose bufferà il 20% di Cryo ad Ayaka o comunque al DPS di quell'elemento. Il fatto cos'è? Il fatto è che Sucrose non è al massimo con Ayaka, perché Sucrose ha la peculiarità che va a dare Elemental Mastery a quello che è il team. Il fatto è che il Freeze non se ne fa nulla dell'Elemental Mastery, assolutamente nulla, quindi una grande porzione, diciamo, del kit di Sucrose non va ad essere utilizzata. Va ad essere utilizzata nel momento in cui giocate Ayaka Melt, ma lì c'è un altro tipo di problema. Ah sì, regà, allora, cosa del futuro qui? Ho dimenticato di dirlo, ma non penso ci sia... Devo dirlo comunque. Regà, Sucrose non può svirlare Geo, quindi non va giocata con Navia, ok? A me questa gif ha fatto morire in questo commento che dice che Sucrose può svirlare Geo, yes, amazing banner! Mi fa troppo ridere. Scusatemi, dovevo, ciao. In ogni caso, questo banner personaggi è goloso. Decentemente goloso, oserei dire. Sucrose, ottima unità. Rosaria, ottima unità. Candace, ottima per gli entrambi. Però appunto qualche volta devono mettere anche lei in rate up. Io direi che per il banner personaggi è tutto molto molto bene. Andiamo a quello che è il banner army. Forse dovrei fare finta di essere sorpreso, ma come vi ho detto, ho già fatto questo video una volta. Allora, verdict è Miss Splitter. Lo sapevamo già, chiaramente le 5 stelle sono facilmente intuibili, ma appunto come vi ho detto nel video della verdict che ho fatto qualche giorno fa, diciamo che questo banner è buono perché c'è la Miss Splitter. Letteralmente diciamo che non sappiamo quanto sia buona su Navia, perché chiaramente manca tutti i moltiplicatori di Navia, ma mercoledì chiaramente ne parleremo. Ma diciamo che come stat stick è brutta. Allora, parliamoci, è la peggiore tra le 5 stelle pullabili. Non sto mettendo in mezzo la Song of Broken Pines, quella fa schifo come stat stick. Ma su altri personaggi che non sia Navia, per poco, in certi casi, la verdict è la peggiore che si possa avere. Che succede però? Il fatto è che la Miss Splitter è in rate up, quindi essendoci la Miss Splitter, la verdict prende un sacco di value. In poche parole, diciamo che trovarvi la verdict come statstick per magari un Diluc o un qualcun altro, soprattutto nel caso non abbiate né la Red Horn né la Beacon, che sarebbe la Medeia, ma appunto nel caso non volete pulire Navia ma volete la verdict come statstick da qualche parte per qualche motivo, ecco, non fatelo perché ci sono tutte le altre opzioni migliori. E come detto l'altra volta, se volete la Miss Splitter ma non avete Navia e non volete la verdict, buona fortuna. 4 stelle, abbiamo la Dragon's Bane, che è molto buona come lancia. Favonius Codex è un Favonius, non può essere debole, è sempre bello trovarne, anche se no tipo 25 refa in 5. La Moonsmoon, la Mammoth, com'è che si chiama sto arco? Poi la Komaru e la The Flute. Questo banner è carriato dalla Miss Splitter, dal Favonius e dalla Dragon's Bane in modo veramente quasi vergognoso. Ma in realtà, dovendo essere sinceri, ho visto banner army molto più sus di questo. Diciamo che come banner non è bellissimo, ma non è neanche qualcosa che tipo dici oh mio Dio non pullarci mai. È normale, è un banner goloso, ma secondo me, ve lo dico ora, si stanno salvando qualcosa di veramente incredibile per la 4.4. Io non so cosa, non so veramente cosa, però ho questo sentore.
Signori, fatemi sapere ovviamente che cosa andrete a pullare in questo banner, se ovviamente pullerete, o che cosa state aspettando. Io vi ricordo che streamo ogni sera alle 21 su Twitch, il link è in descrizione. In descrizione c'è anche il link per il Discord, quindi se volete joinate. Come ultima cosa vi ricordo di lasciare un bel pollice in su a questo video per il supporto e di iscrivervi nel caso non l'avete ancora fatto. E noi ci rivediamo in un prossimo video. Koto, out!